Eder. Mech. Pallister. La scomparsa di Mara Favro, una 51enne originaria della Valle di Susa, continua a sollevare interrogativi e preoccupazioni. Oggi, un laboratorio affiliato all'ospedale San Luigi di Orbassano, in provincia di Torino, ha avviato una nuova fase di accertamenti scientifici disposti dalla procura. La donna è scomparsa nella notte tra il 7 e l'8 marzo, e da quel momento le informazioni su di lei si sono ridotte al silenzio. Gli inquirenti, per fare luce sulla vicenda, hanno deciso di procedere con un test del DNA su alcuni reperti raccolti dai carabinieri del RIS durante un'ispezione su una Punto Rossa. L'auto su cui si presume Mara sia salita prima di svanire. L'operazione ha come obiettivo principale quello di determinare la natura dei reperti rinvenuti e di estrapolare eventuali tracce di DNA. Per questo motivo, è stato incaricato un esperto genetista che si occuperà del test, noto come esame tecnico irripetibile. Questo specialistico procedimento prevede la comparazione del DNA estratto dai reperti con quello di Mara, in un tentativo di stabilire un legame diretto e ottenere indizi significativi sulla sua scomparsa. Tra i reperti, secondo fonti vicine all'inchiesta, è emerso un capello lungo circa 20 cm. Inoltre, è stata rinvenuta una piccola macchia nel baule della vettura, che in un primo test orientativo ha dato un esito positivo per la possibile presenza di sangue. Tuttavia, è stato chiarito che questo risultato è solo indicativo e necessita di ulteriori conferme. La scarsità dei materiali e le condizioni dell'auto, che non era in perfetto stato di pulizia, complicano ulteriormente la possibilità di trarre conclusioni definitive. Le prime ricostruzioni investigative indicano che Mara, che lavorava come cameriera in una pizzeria a Chiomonte, era salita nell'auto con un collega per tornare a Susa. Successivamente, avrebbe preso un altro passaggio per tornare al locale, in quanto aveva dimenticato le chiavi. Da quel momento, non ci sono più tracce di lei. È un mistero avvolto nel silenzio, con nessuno che sembra sapere cosa possa essere successo. Il test del DNA sui materiali organici rinvenuti sulla Punto Rossa rappresenta un passo cruciale per le indagini. Le macchie, riconducibili a liquidi biologici, insieme ai capelli rinvenuti nel portabagagli e sul sedile anteriore, potrebbero fornire informazioni vitali. Il capello in particolare, essendo un reperto molto fragile, potrebbe rivelarsi cruciale per ricostruire le ultime ore di vita di Mara e comprendere se vi sia stata una violenza. In merito all'inchiesta, è importante sottolineare che le ipotesi di reato attualmente aperte sono omicidio e occultamento di cadavere. Due persone sono attualmente iscritte nel registro degli indagati. Il pizzaiolo 36enne Cosimo Esposito, il quale ha presentato le dimissioni il giorno dopo la scomparsa di Mara, e il gestore della pizzeria Don Ciccio, Vincenzo Milione, 45enne, che ha assunto Mara solo da pochi giorni. La loro posizione è sotto scrutinio, e gli inquirenti stanno esaminando ogni dettaglio per cercare di fare chiarezza su questa misteriosa scomparsa. In conclusione, la situazione rimane complessa e delicata. La comunità è in attesa di risposte, e le indagini continuano a cercare di ricostruire gli eventi che hanno portato alla scomparsa di Mara Favro. Con il test del DNA che si appresta a fornire risultati, le speranze di fare luce su questo inquietante mistero non sono ancora svanite. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.